Buongiorno gente! Piano però, dobbiamo ancora capirlo se sarà un buongiorno. Intanto recupero la vista, dono della vista. Ah, sta per iniziare qui a Catania il nostro secondo giorno di Etna Comics. Subito! Via. Come avevo detto ieri, c'è il problema che ci hanno staccato l'acqua qui in hotel. Vediamo se l'hanno riattaccata. Mi è venuto in mente che non ho portato lo shampoo perché non c'erano quelli piccoli d'aereo. E quindi mi sa che dovrò fare tutto con questo che ho trovato qui, un bagno doccia. Che cosa succede se mi lavo i capelli con un bagno doccia? Lo scopriremo subito insieme. Mi cadranno? O resteranno attaccati alla mia testa? Lo scopriremo subito insieme. D'altro canto, se ci pensate, nel passato si lavavano i capelli con il detersivo, per cui sicuramente non potrà essere peggio. Però se ci pensate, il mondo attualmente è pieno di pelati. Quindi lo scopriremo subito insieme. Vado in doccia. Ciao ragazzi. Vado. State lì. Ci sarà un phon in questo luogo magico? Sì! Non super professionale, ma c'è. Vai, 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 ruffine! Mi sembra che per ora i capelli siano rimasti attaccati. Vediamo come reagiranno sul lungo periodo. Ho un po' paura. Vado in fiera. Non ho ancora fatto colazione né bevuto il caffè. Dovrò cercare di rimediare il prima possibile perché sono completamente senza energia. Sta arrivando anche il buon Marcello? Cincina dentro. Pronto. È arrivato Marcello, però mentre è arrivato gli hanno fregato l'account Instagram. Non mi dà come eliminate la... Vabbè, io cambio la password. Sì, cambia. Che poi gliel'ho dovuto dire io perché mi ha scritto Franz e mi ha detto queste robe qui. A un certo punto. Povero Marcello. Ho già dimenticato la nuova password che ho messo. Stiamo tutti ascoltando Adrian parlare perché è tipo la persona più interessante. Marcello invece sta girando. Addirittura adesso sta ancora parlando, si è alzato a fare delle foto. Cosa stai fotografando? Sono delle clip. Vloggi? Delle clip, poi si scopre. Violetta invece mangia. Continuiamo a rubare bibite in attesa del pranzo che dovrebbe arrivare a breve. Manuel Casto. Ciao Maurizio. Triste realtà. Un ragazzo mi ha rovesciato la cedrata sulla telecamera. Infatti no, era limonata, la cedrata è rimasta dritta. Sta peggiorando la situazione della mia attrezzatura. Vabbè, il pranzo è servito, ci hanno detto, andiamo a cercarlo. Comunque Marcello, tu cosa ti aspetti da un pranzo servito in una fiera in Sicilia? Pasta fredda. Sì, e insalata. Cibo mi pare comunque meglio di ieri. Abbiamo preso gli inviti per stasera. Oggi in fiera c'è un sacco di gente. Qui dietro questi pannelli c'è un sacco di gente che sta assistendo alla conferenza di Violetta Rox insieme ad Adrian lì for Universe. Dopo questa conferenza, davanti a questo mare di gente, tra poco ci saremo io e Marcello Canessa qui dietro queste tende che vi ho intervistato. E parleremo di... non lo so, parleremo di vlog in teoria, però chiacchiereremo col pubblico. E oggi, essendo weekend, essendo sabato, c'è veramente un fiume di gente, sia qui in YouTube Valley, quindi sugli spalti della sala conferenze, quella dove sono già stato ieri e dove comunque c'era già tanta gente, sia per la fiera, cioè mentre ieri si girava comodamente nei padiglioni tra gli stand a guardare quello che la fiera offre, oggi non si cammina. Quindi sto qui seduto e aspetto il nostro momento. Potrei dormire un po'. Buon divertimento. Grazie. Ciao Marcello, buona fortuna. Fate un salutone. Ragazzi, oggi parliamo di... Siete tantissimi oggi rispetto a ieri. State attenti sulle allora, scale che bisogna uscire se c'è un incendio. Quante persone non ci conoscono? State mentendo tantissimo. Tu perché fai vlog, Nathan? Io faccio vlog perché non ho fantasia. Anni di relative a dover sempre pensare delle idee insieme a Tonno. Applauso per Tonno. Più utile per avere un rapporto con due esperti. Cioè tu hai... cioè almeno non tu, perché tu, io persona... Il problema è che quando mi vlog rende la tesi tutti quanti la tua vita. Lui è Simone. Salute Simone. Ciao. Siete pronti? Sei contento, Simone? Sì!
tutte queste persone vogliono fare le foto, ma dobbiamo andare via. E quindi le faremo dopo forse. Allora, noi invece possiamo fare 2 minuti di foto. Ce l'abbiamo fatta! Com'è andata? Beh, un fan mi ha regalato questa cosa autografata da Sabaku. Mi sa che andiamo a farci un giro. Adrian ci sta facendo vedere i suoi pezzi di pianeti, tipo Luna, sì. Marte. Ecco. Questo è un pezzo della Luna. Esatto. Un pezzo di Marte. È letteralmente un frammento di un pezzo di lava. No, questo è bismuto. Cresce così per pigrizia. Stiamo camminando per Catania e non mi era mai capitato nella vita di trovare un gesso aperto per strada. E sono un po' curioso di sapere chi se lo sia tolto. I misteri della vita. Siamo approdati in paradiso, ragazzi. Questa roba sembra veramente la fine del mondo. Arancini, granite, quelle vere siciliane. No, aspettate, perché questa ha fatto una brutta fine. La sta rifacendo. Voilà. Grazie. Da sola come? Da sola è pane. Assaggio della mia prima granita. A vederlo così sembra più gelato. Assomiglia al gelato col ghiaccio dentro. È un'esperienza. È un'esperienza. Che risposta paraculo, scusa. Fidatevi di me, lì c'è il buffet. Non si vede, ma c'è troppa gente intorno, tipo zombie con i cervelli. E non sto riuscendo a mangiare niente. Sono alla festa dell'Etna Comics. C'è un sacco di persone. Ci sono le persone. Però il posto è un posto molto bello. E probabilmente il cibo è buono. Quindi ora provo a sfondare la mucchia. Si riesce a intravedere un po'. Marcello è riuscito ad arrivare al cibo. Sì. Non è molto pratico. Controordine, sono riuscito a mettere le mani su del cibo. Ho abbandonato la festa che era sfociata in free bar perché sono le 11 di sera. Io dovrei tipo fare un vlog a caso, stanno dicendo così. È il mio lavoro. A parte che dovrei montare dei video, che magari se voglio lo faccio adesso che sono tranquillo in stanza d'albergo. Bed and breakfast. Ma soprattutto alle 5 e mezza di mattina passerà qualcuno a prendermi per portarmi in aeroporto, per prendere l'aereo per tornare a Bologna. Mi tocca andare a dormire, anche perché avrò da registrare Space Valley domani, quindi devo essere un pelo in forma, un pelo sveglio, e non posso arrivare in after. Stanchezza. LOL, è spawnato il letto di Marcello. Mi metto a letto, che ho la sveglia tra poco, con la consapevolezza che mi farà dormire queste ore malissimo, che a un certo punto arriveranno Marcello e Nocoldit senza chiave, perché abbiamo una copia sola, e io dovrò aprirli svegliandomi. Esperienza Etna Comics comunque giunta al termine, ma comprendiamo anche il viaggio di ritorno, quindi... Ah, guardate, tutta questa stanza, l'unica luce che ha è quello. Non c'ha il lampadario, c'ha solo quello, che sono delle lucine tipo di Natale attaccate a questi pannelli. Interessante comunque. Un po' buio, ma interessante. E dopo questa interessantissima curiosità, buonanotte. Ciao caro. Ciao Marcellino. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Cinque e mezza di mattina. Aspetto che mi vengano a prendere. Nella speranza mi vengano a prendere. Se non mi vengono a prendere e non mi portano in aeroporto, sono fregato. Rimango qui. Però almeno ho la possibilità di mangiare un arancino. Il tempo passa, il driver ancora non si vede. E si avvicina l'orario di partenza dell'aereo. Ce la farà il nostro eroe? Ok, traumatizzato dalla partenza a Bologna, pensavo di metterci una vita, invece in circa 2 minuti ho fatto i controlli di sicurezza. Li fanno un po' così, ma soprattutto non c'è nessuno. Proprio la fila è volata. Adesso cerco di capire a che gate devo andare. 12, è proprio qui dietro. Buzz. Sono dentro. Forse ce la faccio. Che capelli ho oggi? Il nostro eroe ce l'ha fatta. Beh, forse prima è meglio atterrare. Arrivati! Sono un po' sorpreso dal fatto che ce l'abbiamo fatta. Non sono sorpreso invece dall'essere sordo. Ma tipo, nella situazione ipotetica in cui io dovessi scendere dall'aereo e avere un concerto dove devo suonare con Rover, come dovrei fare? Perché non sento niente, ma niente proprio. Verso la valle spaziale ed oltre! Grazie. E ogni salvataggio che fa un vecchio in cloud. Questo non butta tanto le carte. Wow. E infatti tipo dopo ho trovato un passatempo per oggi minuti, poi dopo mi ha chiamato la Sofia, sono andato di là, sono tornato ed era crashato. Male? No, adesso no. Ragazzi, non lanciate mai il burro nelle padelle. Non fatelo mai.
amici dei vlog, ho una bellissima notizia per voi, per noi, per tutti. Venite con me. Ta, 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 ta. Immaginatevi una canzone epica. Questa sera tu, tu. Internet. Dopo non so quanto tempo, penso una cosa tipo... Da quant'è che abbiamo iniziato l'attivazione di internet? Circa 3 mesi abbiamo finalmente internet. Dopo i casini con Vodafone, che non sto a ripetervi perché ve ne ho già parlato 100 milioni di volte, la Fastweb ha deciso di graziarci e ci hanno immediatamente attaccato l'internet. Quindi sono tornato nel 2018. Posso pubblicare i video, posso guardare Netflix, posso nerdare. Ho internet. Cioè non pensavo sarebbe mai stato un problema, ma lo è stato. Ho internet. Sento come un peso che mi si leva dal cuore, dalla schiena, dalla testa. Ho internet, diciamolo tutti insieme, ho internet. Scrivetelo anche nei commenti, hashtag internet. Festeggiamo ragazzi, celebriamo. Ognuno come più gli aggrada. Fate quello che volete ma festeggiamo. Internet! Questo vuol dire che torneranno i vlog giornalieri? Avrei un futuro come statua umana nelle piazze delle città.